Rieccoci qui con la seconda parte di WWE Payback. Non c'è niente di più caricante di quel strillo di Paige per difendere il suo titolo contro Natalia, che ha vinto un Fatal 4-Way abbastanza simile a quello che aveva vinto Paige la settimana scorsa, perché l'ha fatta diventare la campionessa. Allora, siamo ad un passo dal dichiarare che questo secondo pay per view già andato. Mancano altre 10 settimane e poi andremo nella next gen con molta probabilità. Intanto la picchio. Oh, non mi picchiare. Ok, allora, questa seconda parte sono un po' più sveglio perché non l'ho registrata immediatamente dopo. Serie di colpi di Paige interrotta da Natalia, che trasforma un belletto belli. Qui la presa di Natalia che va a rotoli, trasformata in un Russian Leg Sweep di Paige. Presa al braccio, Paige però non ci sta e scaraventa via l'ultima della Heart Dynasty. E la scaraventa ancora più lontano. Ecco, quel tipo di urlo. Aia. Attenzione Paige con la presa. Follow away slam. Tan 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 na na na. No, ok, non è il soundtrack che cercavo. Ok, nel frattempo tipo zitto, mi sto chiudendo vari programmi in sottofondo che tengo aperti sul PC. Ai. Ecco quello schienamento. Sono conto di due. Riusciamo a fuggire momentaneamente. Calci sul... Paige turn. Quella era brutta, con il bulldog. Ricordiamo Natalia che non puoi vincere il titolo, è infatti se ne è ricordata. Non puoi vincere il titolo se vinci per countout. Resettato il count, ecco, non mi veniva il termine. Attenzione a Paige, vuole andarci giù pesante. Andrà con la rampage sul tavolo. Spam. Yeah.
Natalia si rialza credo all'8, non un numero, però all'8 numero del conto. Paige la batte ancora una volta, ginocchiata, knee drop, chiamiamolo così, non mi riesce, no. L'unica parola in inglese che non riesco a pronunciare è ginocchio, ho un problema con quel ginocchio. Altro belly to belly di Natalia, fughiamo ancora una penultima volta. Punto di uno iniziato qui, bella sveglia, eccone un'altra. Oddio, che dolore, questa deve far male. Ok, 5. Dovremmo anche non voler rientrare. We're so excited you chose to spend your Sunday with us. Paige simply refuses to be stopped here. Paige Turner. 1, 2, 3. Con la Paige Turner non si sbaglia mai. Quindi Paige si vendica anche per l'episodio di ieri, che ho caricato praticamente all'ultimo, perdonatemi, ma avevo il corso di formazione lavorativa all'Uni, e quindi all'Uni, università, sì. Quindi non c'è stato per tutta la giornata. Ve l'avrei voluto dire, ma me ne sono scordata, sono in testa di cazzo. Ok. L'importante è che sono riuscito a essere puntuale almeno con quella serie. Per quanto riguarda invece FIFA, con molta probabilità andrà a finire come settimana scorsa, che verrà caricato di domenica. Niente di anomalo, insomma, fin qui. Quindi Paige rimane la Divas Champion. E andiamo dritti al prossimo match. A tra poco. Ed eccoci qua, secondo match, Dolph Ziggler contro Bad News Barrett. Ops, ho scelto Bad News Barrett. Perché? Perché ho in tutta intenzione di risollevare un pochino il personaggio cattivo che c'è dietro Bad News Barrett, o Wade Barrett, come preferite, King Barrett anche, come si fa a chiamare adesso. E non sminuirlo come sta facendo la WWE, ma dargli un ruolo, non dico da protagonista perché è eccessivo, ma almeno un ruolo partecipe, più attivo e più funzionale. Dolph ha avuto questa sua opportunità, ha ripreso tra le mani il suo titolo intercontinentale, adesso come Ryback. Dal prossimo mese inizieranno tutti in una scalata di furia proprio ad ammazzarsi tra di loro per avere l'opportunità di darsele di santa ragione con Seth Rollins o Batista, chiunque di due dovesse vincere. Ok, vediamo a crocchio in bocca.
diciamo con un Irish whip al paletto, ecco che ritorna, e neck breaker, lo rialziamo, evita la mossa, attenzione, bisogna stare attenti, perfetto. Io mi chiedo come farò a sopravvivere alla next gen, se nella next gen hanno limitato il numero, vabbè li hanno limitati anche per la CPU, mica solo per me. Mi chiedo se sarò in grado di gestire, diciamo, questa cosa delle contromosse contate, insomma. Questo match durerà poco. Infatti credo finisca qui. Bull Hammer. 1, 2, 3. Dash poverino le ha proprio prese di santa ragione. E Bad News Barrett si è andato a giudicare il suo sesto titolo da campione intercontinentale. Adesso in questo momento si trova a meno 3 da colui che ha vinto più regni di Intercontinental Champion, ossia Y2J, Chris Jericho. Chris Jericho, non vi preoccupate, prima o poi vincerà quel decimo. C'era andato talmente vicino durante il live event del Madison Square Garden di ottobre. Ora vediamo se nel mio gioco riuscirà a ottenerlo. Ed eccolo, un Bad News Barrett, molto contento di aver ripreso tra le mani il suo titolo, anche perché da quando quel titolo è ritornato in quella versione classica, diciamo, è stata di più in mano a lui che ad altri. Detto questo, andiamo al prossimo match, è il tag team match tra Randy Orton e Undertaker contro la Wyatt Family, a tra poco. Ed eccoci qui, penultimo match della serata, Randy Orton e Undertaker contro Eric Rowan e Bray Wyatt, la Family riunita contro Orton e Taker, un mix abbastanza strano, un mix che non ha né senso né perché, i due sono stati in passato rivali anche più di una volta, l'ultima volta mi pare in un Hell in a Cell di qualche anno fa, tra l'altro, dove sempre e comunque vinse l'Undertaker. Ne ho vagamente qualche ricordo, adesso dell'anno preciso no, forse 2008. Aia. Come avete potuto vedere ieri, Randy ha avuto abbastanza vita facile contro Rowan. Il problema casomai sarà l'Undertaker. Undertaker che ha avuto qualche in top col Wyatt. Subito l'Undertaker cerca di richiamare l'attenzione, vuole il cambio, vuole mettere lui le mani in faccia all'uomo della paura, l'uomo con la lanterna. E subito allora Randy cerca di accontentarlo. I due fanno anche gioco di squadra quanto possibile, DDT dell'Undertaker nei confronti del povero Bray Wyatt. Oh, suplex di Wyatt. Mamma mia, big boot dell'Undertaker. Rocks the leg with some serious force there. Right across the face.
God, there was nothing accurate about that attempt at offense. Oh, you're being too kind. Some people would use other words to ancora col DDT. No, non intendevo quello per gli insetti. L'Undertaker sta andando fortissimo. Qui Wyatt dice di no, ma l'Undertaker non ci sta e quindi Russian Leg Sweep. Va di gomitata, ma Bray Wyatt se ne lava le mani, chiama in casa Eric Rowan. Di l'Undertaker dà il cambio alla vipera, a Randy Orton. Assisteremo anche oggi a una RKO from out of nowhere, oppure una tombstone dal nulla. Però ci manca la voce di Taz, lui era il commentatore di quel from out of nowhere, lo rendeva anche abbastanza epico. Apro un DDT. E l'Undertaker va a prendersi Wyatt da raccattare. Ah, potrebbe essere la volta buona, invece. Tanto, come possiamo vedere da fuori, l'Undertaker ve le sta dando di santa ragione a Wyatt. Attenzione al suplex nei confronti di Bray Wyatt. Belli to belli di Randy Orton, che evita così la presa di Rowan, la pecora bianca. Altro belly to belly di risposta stavolta però dalla parte di Rowan. Dropkick di Orton, buono. Attenzione. Oh, l'arbitro. Ma l'arbitro non rimane più di 3 secondi, ma che cazzo è? Ok, c'è il cambio. Wyatt ci prova e ci riesce al primo colpo. Ma Undertaker dice di no. Doppia Russian Leg Sweep. Fantastico, Orton stava ancora menando le mani al Rowan. Si vince di Russian Leg Sweep praticamente. Una vittoria abbastanza insolita.
Niente mosse finali, niente robe particolari. Qui si è vinti d'astuzia con un Rowan abbastanza provato, probabilmente dalle percosse subite. E quindi l'Undertaker e Randy Orton portano a casa quella che potrebbe essere un'importantissima vittoria. Una collaborazione fra due eterni rivali, quasi. E qui i due si danno i pazzi festeggiamenti. I love a good tag team match, and this one was unforgettable. I mean, these teams gave us everything they had, and the WWE Universe is the true winner in this one. And don't forget, you and I, we have the best seats in the house. Man, this is one of those wins you don't forget anytime soon. Ok, ragazzi, you know the drill, sapete che momento è inoltre? You know the drill? Non vuol dire quello che ho detto, però ok. Sapete what time is it? È l'ora del main event. Seth Rollins difenderà il suo titolo. Vincerà o meno? Lo scopriremo fra poco. Ed eccoci qua, la strada è finita, questo è l'ultimo match dell'episodio. Batista contro Rollins, capitolo finale, due se le sono date di santa ragione fino all'ultimo. Abbiamo visto infatti 24 ore prima come Seth Rollins ha poi attaccato in modo meschino Batista. E ora siamo all'atto conclusivo, l'atto che decide chi dei due torna a casa col titolo di campione dei pesi massimi del mondo. Quindi, il nostro obiettivo è difesa, quindi non ci sarà ancora un cambio previsto. Non voglio parlarvi di quando ho pianificato di far perdere e se ho pianificato di far perdere il titolo a Rollins, tanto dopo vi spoilerò troppi episodi che devono ancora nascere, crescere, correre. Pampers? Falcon Arrow! Ero nel senso di vedere come andava a svilupparsi questa combo abbastanza banale. Intanto abbiamo potuto assistere anche a svariate ginocchiate al volto di Dave Bautista. Bravo Batista. Però anche questo match ha delle squalifiche. Payback non ha è uno di quei pochi pay per view che non è a tema, per fortuna. Da una minima parte odio i pay per view a tema. Se l'unico che adoro è Night of Champions. Comunque vabbè, non è proprio tema, però ho odiato Hell in a Cell, ho odiato TLC, ho odiato... Perché? Perché se sono a tema vuol dire che tutti i match sono a quel tema, quindi Hell in a Cell devono essere tutti i match nella gabbia. TLC devono essere tutti i match tavoli, scale e sedie. Invece non è così.
Allora è inutile che facciamo dei cosi a tema, magari li usiamo. Perché sennò veramente non avrebbero più modo di usare la gabbia infernale dell'Elena Cell. L'Elimination Chamber ha ancora un suo minimo utilizzo. Vorrei vedere magari le donne all'interno come se la cavano in un Elimination Chamber. Questo match è leggermente più competitivo rispetto a quello di SmackDown. Dave sparava di più, però a quest'ora da mo che avevo già vinto l'incontro. Contromossa. I knew he would be special, but like I said, I had no idea he would reach such heights. Many consider him. Cerca di vincere allo stesso modo di lunedì, di venerdì. A curb stomp. 1, 2, 3 e vince. La curb stomp non mente. Il vincitore è Steel, United World Heavyweight Champion. Il vostro caro Seth Rollins, che da me non si è rotto ancora. Yeah! L'urlo liberatorio. Il bu al campione. Ecco, questa è una fotocopertina, però purtroppo per il pay per view ho deciso di mettere la fotocopertina del pay per view stesso e non... vabbè, magari la sfrutteremo in futuro. Quindi per questo video è tutto, ragazzi, noi ci vediamo lunedì con il post sbornia di Payback. Al vostro caro Robo Zombie è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video e buon fine settimana, ragazzi, ciao ciao.